Tamarri. Pronto, pasticceria, buongiorno. Sì, ma se mi risponde a cadavere, se mi parla con Walking Dead. Sono Massimini di quarto. Pasticciaia. Sì. Voi fate i cesti dove si infilano dentro le robe per regalare alla gente? Ma con chi sto parlando, scusi? Con Massimini di quarto. Detto anche il top della mala milanese. Sì. Quindi? Non ho capito che cosa mi ha chiesto. Ho chiesto se voi fate quei cesti dove si infilano dentro le cose. Sì. E poi si regalano alle persone a Natale. Sì, noi li facciamo. Perfetto, perfetto. E che cosa si può mettere dentro sto cesto? Vabbè, quello non possiamo discuterlo per telefono, deve venire qua in negozio. Ammazza, che è? Sto parlando col terrorismo organizzato, che è la droga, ci deve mettere dentro, che non devo parlare al telefono, non ho capito. Ma scusi, è uno scherzo o... Ti sembro pagliaccio? Senti le risate, le trombette? No, non lo so. Avevi tu? Non lo so, ti ho fatto una domanda. Cosa ci metti al suo cesto? Cosa ci avete nel negozio? No, siccome io non l'ho riconosciuta, mi sembra che mi sta prendendo in giro. Ma non è che ho fatto il grande fratello VIP che mi devi riconoscere. Cosa vuoi fare, un selfie al telefono? Voglio capire solo cosa ci metti dentro il suo cesto, no? Scusi, io mi rifiuto di fare una telefonata del genere. Ah, e chi sei? Alba Parietti che ti rifiuti di telefonare? Sarò anche Alba Parietti, sarò anche la faccia da cazzo, però adesso mi sono stufato. Scema di merda, mi dà bassa la voce, se no ti infilo proprio i canditi negli occhi e ti trasformo in panettone, capito? Scema di merda. Ha capito? Guarda questa. Scemo sarà lei e con chi sta parlando con lei, va bene? E tu stai parlando con me, vedi che sei sciroccato, la scema da sola, vedi come stai. Ma guarda sta stronza. Giovanni, chiamala tu che mi ha fatto incazzare. C'è da succhiare? Ci penso io. No. Pronto, pasticceria, buongiorno. Buongiorno signora, buongiorno, sono Giovannino. Quello di prima? Non lo so, io non so, io mi chiamo Giovannino, non so chi ha chiamato prima. Sto chiamando perché volevo prenotare un panettone per Natale per i miei parenti. Due o tre tipi di panettoni. Sì, dovrebbe venire qua in negozio, guardi, mi dispiace perché a ordinazione per telefono non ne prendiamo più. Ah no, ma certo, volevo chiedere appunto, ma voi li fate anche su misura, con varie dimensioni, cioè basando poi... Facciamo da un etto a 7 kg. 7? Da un etto a 7 kg. Wow, beh, è gigantesco 7 kg. Quanto può costare più o meno quello da 7 kg, signora? Senta, se lei viene qua io le faccio vedere i panettoni che facciamo, le faccio vedere le verdure, le dico tutti i prezzi. Sì, ma secondo me, signora, sa qual è il problema? Sì. È che secondo me lei si dovrebbe fare ciucciare un po' le tette tranquillizzarsi. Senta, un po'. Ma se lei ha voglia di le fare gli scherzi, c'è gente che sta lavorando. Che bella voce. Meglio che la lascia in pace. Sì, tutta nervosa, è tutta sgarbi, ciucciata di tetta, sgarbosa. Ma è tutto fuori di testa. Ti stai eccitando, non è pastaia? Basta, mi dai. Ti metto i canditi sui capezzoli e poi ti succhio tutta. No. Tutta. Pastaia, dimmi che stai a guardare. Levati dallo stocca perché arriva. Brutta persona che sei. Ma cosa gli racconti, Wender, ai tuoi figli quando ascoltano lo zoo? Della pastaia magica che arriva a Natale. Sì. La pastaia magica. Questo gli ciuccia il cazzo a Babbo Natale. Ascoltatori, con immenso piacere vi informo che mancano 7 mesi e 14 giorni, ovvero 227 giorni, o meglio 32 settimane e 3 giorni, alle nostre ferie estive. Ma tranquilli, non ci stiamo pensando per niente. A dopo.